Servizio dinamico, servizio dedicato ad uno degli sport più amati in questa penisola italiana, lo sport del basket che quest'anno nella città di Pescara è riuscito a raggiungere con un solo territorio, quello di Pescara, tre traguardi importanti. Vittoria per quanto riguarda le finali nazionali del campionato Under 14, vittoria per il campionato Under 15 e promozione nella serie DNC, nella categoria C della cestistica. E quindi cos'altro dire? Queste sono le motivazioni che hanno condotto la città di Pescara al grande successo. Una squadra, un unico obiettivo: vincere. E tanto successo. Presidente della Pescara Basket, Luca Di Censo, oggi un giorno di festa. Perché devo dire che in un'unica città tre traguardi così non l'aveva raggiunto mai nessuno. Il risultato così importante è sicuramente frutto di anni di lavoro, di una programmazione che è stata fatta con precisione. Sono anni che cerchiamo di creare dei gruppi giovanili competitivi, grazie all'accordo con la B-Basket, grazie all'accordo con tutte le società limitrofe di Pescara. E anche per quanto riguarda la prima squadra c'è stata una ottima programmazione, un gruppo forte che siamo riusciti a mantenere unito anche quest'anno con qualche aggiunta di qualità, di talento puro. Abbiamo fatto giocare a Pescara Federico Lestini quest'anno, che veniva da Bologna, dalla Serie A. Sono orgoglioso e onorato di aver avuto un altro giocatore così importante della mia squadra. Il progetto Pescara Basket è ambizioso, è un progetto che sta avvicinando molte persone. Abbiamo avuto più di 1000 persone nelle ultime partite in casa, grandissimo entusiasmo, quindi io penso che i meriti di tutto questo siano dei ragazzi, dell'impegno, l'amore e la passione che mettono nella pallacanestro, nello staff, che è uno staff di altissimo livello, allenatori preparatissimi, e del pubblico, che è un pubblico che merita questi risultati e forse merita anche qualcosa di più. Futuro, visto che si guarda sempre avanti, il 2014-2015 per la stagione che verrà, che cosa prevede per la Pescara Basket? Allora, intanto abbiamo queste due finali nazionali, che è un risultato storico per l'Abruzzo e per Pescara. Quindi il mese di luglio ci concentreremo su queste due finali nazionali, andremo a Padova e a Bormio a giocare per lo scudetto, per il titolo italiano. Dopodiché penseremo al futuro, aggiusteremo qualcosina a livello giovanile. E per quanto riguarda la prima squadra ci saranno grandi novità, perché non ci fermiamo qui, vogliamo andare avanti, vogliamo riportare Pescara a un basket più importante. Gianfranco Vecchiati è l'allenatore di questa Under 14 che si aggiudica le finali nazionali, un campionato, diciamo una stagione che ha portato al grande successo. Qual è il merito e soprattutto a chi va solitamente quando si vince il merito? Sicuramente il merito di tutti, diciamo di tutta la società, lavorando con un progetto che sta andando veramente alla grande, ha portato due squadre addirittura alle finali nazionali. Un risultato mai visto per una città come Pescara. Il gran merito appunto è soprattutto dei giovani ragazzi che fanno parte di queste due società, che hanno permesso appunto di arrivare alle finali. Gran merito del Pescara Basket, con il presidente Di Censo, che è riuscito a coinvolgere tutto il movimento e a portare a dei risultati veramente inaspettati per noi. Merito forse sicuramente anche un po' degli allenatori. Passiamo all'Under 15, allenatore Giovanni Capisciot. Qual è il motivo di un successo come questo secondo lei? Abbiamo fatto un buon lavoro, questo era un gruppo molto promettente, durante l'anno sono migliorati, sono cresciuti e quindi ci siamo riusciti a confrontare con delle realtà anche più grosse di quelle abruzzesi. Quanto merito l'allenatore? No, l'allenatore accompagna secondo me i ragazzi nella loro crescita e quindi bisogna essere bravi ad aiutarli in questa crescita. Luca Taracani.
Ivan, l'allenatore della prima squadra, un successo, un passaggio nella divisione superiore, siamo passati in Serie C, è la triplice vittoria per questa città di Pescara. Il successo è effettivamente quanto è dell'allenatore che ha contribuito a determinare questa vittoria e quanto della squadra che insieme, in sinergia, è riuscita a raggiungere questo traguardo? Beh, sicuramente avere una squadra forte, perché noi quest'anno abbiamo una bellissima squadra, aiuta tanto. Il problema di quest'anno è stato solamente gestire tutti questi talenti che avevamo. Il più bel ricordo di questo campionato qual è? La vittoria che abbiamo fatto a Ortona, a San Vito, che era, diciamo, la nostra concorrente. Nicola Cantatore, lo definiscono Nicola Hulk Cantatore, è stato vinto un campionato. Quali sono, detti dal capitano, i meriti da attribuire e soprattutto qual è stato il motivo di questo vostro successo? La tenacia, la voglia di vincere, il sacrificio di allenarsi anche quando magari qualcuno si riposava. E tutti questi aspetti messi insieme, miscelati, ci hanno permesso di arrivare alla fine vincitore. Allora, innanzitutto vi invito a seguire la Pescara Basket, ma a tutti i livelli, anche con i ragazzini, perché vi accorgerete che c'è uno spirito e un ambiente che merita di essere vissuto. Per quanto riguarda noi, se vi fa piacere, magari vi facciamo vedere un pochino di basket a livello nazionale, che magari non può dispiacere, ecco. Seguiteci, continuate a guardare le immagini di Weekend e dintorni, la Pescara Basket continuerà nel successo a girare con noi.